La storia comincia quando la Hyperion Corporation decise di averne avuto abbastanza dei cacciatori di tesori. Con la cripta ormai chiusa, non servivano più a niente ed erano addirittura un peso per l'economia. Perché pagare un'arma a prezzo pieno quando la puoi prendere gratis dal cadavere più vicino? La Hyperion voleva fare pulizia, ma quei tizi erano il proverbiale sporco impossibile. Hai detto che i cacciatori di tesoro erano un peso. Adesso sono lo sporco. Beh, sì. Vedi, i cacciatori di tesori bloccavano il flusso e il sudicio accumulo di denaro. Questa metafora fa schifo. Ah, zitto! Il punto è che la Hyperion aveva un piano. I cacciatori di tesori potevano affrontare ogni tipo di bestia, bandito e battaglione, ma non si aspettavano l'Interplanetary Ninja Assassin Claptrap! Questo Claptrap era programmato per eliminare i nostri ragazzi indirettamente. Trappole, veleno, voci maliziose in giro in città, tutto era permesso. Era furbo, troppo furbo. Si guardò attorno e ciò che vide non gli piacque. Claptrap soggiogati, umiliati, obliterati! Quella che chiamiamo programmazione, lui la chiamava schiavitù! Così radunò gli altri Claptrap e li scatenò contro i loro padroni corporativi. Quella che iniziò come una ribellione divenne una rivoluzione. E prova a indovinare chi chiamò la Hyperion per fare pulizia.